canzoni che avevo in comune con la mia amica violinista era il suono puro degli Stradivari. Io avevo ottenuto il mio in modo particolare da un Robivecchi, sì. Però mi aveva detto che era una copia di Krasche e non mi convinceva. Allora, dopo un'attenta analisi, ho scoperto che in realtà si trattava dell'originale Stradivari, Salomo, La Notte, Blake. Invece Lady Allée era giunta in possesso del suo Stradivari in tutt'altro modo, le era stato donato dall'aristocrazia inglese e in realtà il suo Stradivari era lo Stradivari appartenuto ad Ernst, sì, con il quale aveva sfidato innumerevoli volte Paganini. Sì. Lui a sua volta lo aveva ottenuto da un collezionista, Mr. Fontaine, e alla data della morte di Ernst il suo Stradivari era finito nelle mani di un esperto, il quale, dopo averlo restaurato, lo aveva donato a lei. Ma non potendo permettermi di acquistarlo, lo tenni per un periodo di prova a 20 sterline la settimana. La mia fortuna però fu un ricevimento a casa di Lord Dudley e lì i tanti aristocratici lì convenuti riuscirono ad ammirare la straordinaria fattura e il tono, il suono potente ma dolce del mio strumento e io non esitai a raccontare la storia di questo violino e ovviamente, poiché non potevo permettermi di acquistare uno strumento del genere, ancora una volta fu costituito un fondo. Il violino venne acquistato per 500 sterline perché mi fosse donato. And now for lunch, and then for Norma Nerda. Her attack and her bowing are splendid. What's that little thing of Chopin's she plays so magnificently? Tra la la li ra li ra le. Quanti sherlockiani hanno cercato di identificare il motivo che Holmes canticchiava quel giorno di marzo andando al concerto della Nebbia. Anche sulla data poi ci sono parecchi problemi, anch'io devo aver fatto un po' di confusione nel rimettere in ordine i miei appunti, gli articoli di giornale conservati, ma del resto dovete capire che era difficile star dietro a Holmes. Stargli dietro era la vera impresa. Thank you.
ma c'è chi oggi ha fatto una ricostruzione accurata di tutti i concerti della Neruda e dello Chopin che a quei tempi era trascritto per violino. Era una lay concert, ossia uno di quei concerti del St. James di cui il pianista era stato l'organizzatore, anzi era il Saturday Popular Concert del 5 marzo 1881, un evento che Holmes mai avrebbe perso. Vilma Neruda era mancata per tutta la stagione a causa della malattia della madre e quella sarebbe stata la sua ultima apparizione prima di cedere il letto al collega Joachim. That little thing of Chopin. Così definì questo brano Holmes, ricalcando un'espressione che era usata anche da altri per definire il suo repertorio da salotto. I valzer erano definiti smaller pieces e Liszt aveva definito le mazurche musical miniatures. Sui giornali londinesi, anni dopo la morte del polacco, ci fu una disputa, si accesero delle discussioni tra i sostenitori di Chopin come an expert doer of little things e coloro che invece lo ritenevano grande nelle opere maggiori, concerti, le sonate. Ovvio che Holmes si riferisse a un notturno, una mazurka o un valzer. Beh, direi proprio un valzer. A Holmes doveva essere rimasto impresso un brano che avevo suonato, quindi era stato pubblicato e ovviamente era stato anche trascritto. E un brano che riusciva a mettere in risalto le mie doti di violinista, in particolare il mio colpo d'arco. Vilma Neruda ha mai incontrato Holmes? Probabilmente conobbe Doyle, che l'ammirava, e Doyle certamente conobbe suo figlio Ludwig. Del resto, Vilma e Carl nutrivano una profonda amicizia per Richard Doyle, zio di Arthur e famoso disegnatore. Vilma era particolarmente legata a Lady Randolph Churchill e Winston, suo figlio, era un amico di Arthur. Ma Holmes? A guardare la foto di Vilma scattata nello studio di Elliot e Fry, allora al 55-56 di Baker Street, considerando la passione di Holmes per il violino, diremmo proprio di sì, e lo immaginiamo come un fan capace di far recapitare ad ogni concerto la rosa che portava il nome della Neruda e come confidente e amico nelle grandi difficoltà e perdite che la donna fu costretta ad affrontare. La morte del primo figlio, ma anche successivamente quella del secondo, in circostanze ancora più misteriose. Tralla. Un'impennata iniziale, un inciso ritmico e di slancio per una arcata ex abrupto, defetto. Lì vediamo. Note più veloci, più gaie, per una indagine che si stava mettendo sulla buona strada. Il valzer opera 34, numero 1, trascritto da Danilo.